Una delle vie più pericolose di Fano, segnalata molte volte alla nostra redazione e anche all'amministrazione comunale. Stiamo parlando di via Ruggero Ruggeri, che costeggia il mare e la spiaggia di Sassonia. Questa strada era divenuta famosa per le forti mareggiate che colpivano tutto il tratto, ma ora, grazie alle scogliere, è sicuramente migliorata, ma non sotto l'aspetto della viabilità e della sicurezza. Infatti, molti ciclisti e pedoni, soprattutto turisti, lamentano il manto stradale sconnesso, la poca illuminazione e la forte velocità dei veicoli a motore a 2 e 4 ruote. Beh sì, io avendo una portatrice d'handicap, premetto che vengo qui al mare perché mi piace, però ultimamente ho trovato molta difficoltà anche a portare mia figlia. L'avvelamento della strada è notevole, si nota, basta guardarlo. Oltretutto non c'è un passaggio né per i pedoni né per le biciclette, soprattutto neanche per i disabili. Quindi molte volte sei costretta a camminare lungo il bordo della strada. Qui le macchine vengono velocissime e a volte ti devi spostare di corsa per non essere presa sotto, perché magari distratti o chissà per quale motivo. Quindi secondo me sarebbe opportuno riqualificare questa parte di zona, anche perché è frequentata tantissimi dai turisti, e quindi magari rimettere a posto una strada e perché no mettere magari dei paletti di segnalazione, in modo che anche le macchine non parcheggino dove ci sia anche la percorrimento dei pedoni. Tra l'altro ci sono anche le strisce pedonali, ma non sono molto segnalate. No, diciamo la verità che non si vedono più per terra, quindi anche se tu ti fermi, gli automobilisti che vengono non si fermano per farti passare, perché non si notano più. È vero che, devo dire, c'è stato più avanti, se voi vedete, a 1 chilometro da qui ci sono magari delle, hanno fatto una specie di pedana che va fino al mare, però anche lì parcheggi non si trovano, sono anche pochissimi parcheggi per i disabili nella zona Sassonia, e questo mi dispiace. Quindi molte volte nessun disabile o pochissimi riescono a usare quel tipo di pedana. Di norma qui vanno molto veloci, poi la sera non è molto illuminato, quindi si fa anche un po' fatica ad attraversare, e in bicicletta o a piedi comunque la strada è leggermente sconnessa, quindi si rischia anche di cadere con la bicicletta per far passare le macchine. Anche il cemento qui è abbastanza alto, quindi con la bicicletta è difficoltoso, bisogna stare proprio sulla riga, altrimenti si rischia di cadere. Sì, è vero, infatti tante biciclette stanno in mezzo alla strada per evitare di cadere anche sui sassi, perché poi rischiando di prendere la dunetta dell'asfalto ci si può ribaltare. Voi da dove venite? Da Perugia. E voi in questa strada passeggiate tutti i giorni? Passeggiamo tutti i giorni, però se ci fosse la pista ciclabile sarebbe meglio, ecco. La gente va veloce qua? Sì, va veloce, certo, va veloce, però ecco, se c'è la pista ciclabile è molto meglio. Ascolti, anche avvallamenti? Beh, c'entra, io cammino dappertutto, monti dappertutto, però ecco, riesco a camminare anche qui. Però ecco, se c'era la pista ciclabile era meglio. Lei di dov'è, signora? Di Bergamo. E quindi sono abituata alle piste ciclabili, poi non suggerisco altro, sono qua in vacanza. Che cosa ha bisogno questa strada? Ma questa strada da turista, se uno passeggia qui, è pericolosa, soprattutto alla sera, perché l'illuminazione è poca, e poi c'è questo marciapiede che effettivamente non esiste, e c'è questo ciottolato e tutti camminano su questo ciottolato. Se ci fosse un marciapiede sarebbe una cosa magari un attimino più comoda anche per chi ha le carrozzelle, per chi ha altri problemi, ecco. Anch'io stessa ho inciampato nelle varie buche che ci sono, negli avvallamenti che ci sono, perché è sconnesso. Anche le strisce pedonali non sono molto evidenti, come no, vediamo. Più che altro a questa altezza qui non si fermano mai, passano come dei razzi, è una lotteria attraversare, perché effettivamente è pericoloso.